A Neri di Rimini si gioca il 26esimo turno del campionato di Serie D Girone D, ultimo turno infrasettimanale in programma in questa stagione. Il Rimini torna 7 giorni dopo la sconfitta subita con la San Maurizio a giocare a domicilio, ma con 3 punti intascati appena 3 giorni prima di questo match, esattamente in terra bolognese a Corticella. La Pro Livorno, che vanta 5 assenze pesanti, tra le quali Salemmo, Carani, Pecchia, Costanzo e Filippi, si presenta a Neri come lontana parente della formazione ammirata fino a 1 mese e mezzo prima, anche se nell'ultimo turno, complice il portiere ospite, ha bloccato sul pari l'attuale terza forza del torneo, vale a dire il Lentigione. Arbitra la gara Domenico Leone della sezione di Barletta, coadiuvato da Fracchiola della sezione di Bari ed Echidico della sezione di Molfetta, terna dunque tutta pugliese. La cronaca: neppure il tempo di accomodarsi in tribuna che dopo esattamente 42 secondi dal fischio d'inizio la Pro Livorno passa. Simoncelli perde palla al centrocampo, permettendo a Camarlinghi di inventarsi un assolo personale che risulta devastante. Dissesa con tanto di penetrazione in area avversaria, con rimpallo fortunoso e gol che sblocca la situazione. Per il numero 10 maglia verde, un conto aperto in terra di Romagna, dove fu protagonista anche in quel di Forlì contro i Galletti. Il Rimini replica al 12esimo con questa conclusione fuori misura a cura di Sambò. La Pro Livorno dimostra attenzione e puntuali ripartenze. Una di queste porta a traversone di Bacchini, raccolto in area da Granito, la cui mira risulta centrale. Scorrono i minuti, al 19esimo Sambò allarga per Butai. L'attaccante è bravo ad infilarsi in area avversa, ma non inquadra lo specchio della porta. Palla gol che capita 60 secondi dopo a Simoncelli, ma l'attaccante spreca malamente. Dall'angolo è lo stesso Simoncelli a pescare Canalicchio, il cui tocco diviene un assist fortunoso per la corrente Casolla, che da 2 passi firma il gol del pareggio. 1-1, ristabilita la parità in campo. Al 28esimo gli ospiti si procurano un penalty. Camarlinghi aspetta l'inserimento in area di Bezzi, su cui interviene in maniera scomposta Pezzi. A raddrizzare la situazione ci pensa Scotti, che come domenica scorsa neutralizza anche a Rossi il penalty del possibile sorpasso. Dall'angolo è lo stesso Rossi a colpire di testa, tentativo che va a vuoto. Al 32esimo il Rimini ottiene il sorpasso, Casolla appoggia per Viti, traversone sventato la difesa ospite sui piedi di Ricciardi, che trova una traiettoria sporca infilando Blundo. 2-1 e gioia anche per l'ex centrocampista della Fermana, arrivato nel mese di settembre a Rimini. La punizione Butai chiama l'attenzione Blundo, la risposta alla Pro Livorno. Granito appoggia per Bacchini, la cui mira è da rivedere. Prima del duplice fischio finale, Sambò centra all'esterno della rete, mentre Ricciardi al photo finish pennella questa punizione sulla testa di Butai, pallone che termina di poco alto. Sull'altro versante, solito Camarlinghi a recare più di un brivido alla difesa biancorossa, squadre che vanno finalmente a riposo sul 2-1 a favore dei padroni di casa. Nella ripresa il Rimini inizia da dove aveva terminato la prima frazione di gioco, Blundo viene subito impegnato a terra. Rossi tenta di tenere ancora a galla i suoi, ma il suo tentativo è lontano dalla porta difesa da Scotti. Ricciardi dall'altra parte inventa e su questo traversone Bartolelli sporca il pallone, alzando in direzione Casolla. A quel punto l'istinto di un vero attaccante è di cercare la volée. Oh, il golasso, che gol sia allora a questo punto! Strepitosa botta da parte del numero 17 e gol del 3-1 con tanto di festa meritata. Davvero rigenerato in questa seconda parte di stagione, e pensare che qualcuno aveva pensato bene a febbraio a una sua probabile cessione. Momento Pro Livorno, Scotti è costretto a rifugiarsi in corner su questo tiro cross dalla bandierina Casalini per Fallini, cui colpo di testa viene sventato alla grande dall'estremo di casa. Si rivede il Rimini con una punizione telecomandata di Simoncelli, come del resto la Pro Livorno con il tiro di Casalini respinto da Scotti, con questa punizione fuori misura di Fallini e con Solimano che chiama la respinta di piede l'attento Scotti. Al 93esimo il Rimini trova il poker, Bartolelli si lascia soffiare, palla da Butai che, scatenato e sfinito allo stesso tempo, protegge la sfera volendo e ottenendo prepotentemente il timbro su questa gara. 4-1 e fine dei giochi, con l'attaccante sfinito e con il Rimini che raccoglie 3 punti in rimonta, giocando bene e strappando in maniera convincente i pass per volare decisamente in zona playoff.